Siamo saliti al potere in modo democratico. Se la mia nazione decide un modo diverso, faremo ciò che la democrazia ci chiede, considereremo qualsiasi risultato dei sondaggi, ha detto il presidente in un'intervista trasmessa diretta dalla stragrande maggioranza di canali. Televisione Turkish. Erdogan: rispettare il risultato dei sondaggi, credo nella mia nazione e coloro che non rispettano il risultato dei sondaggi non hanno nemmeno rispetto per la nazione. È dovere dell'individuo che rispetto per la democrazia per rispettare governo legittimo e parlamento di the country durante suo mandato e rispetteremo risultato dei sondaggi, ha aggiunto Erdogan, durante un'intervista trasmessa in diretta dalla stragrande maggioranza dei canali televisivi turchi, rispondendo a un giornalista che gli chiesto cosa avrebbe fatto in caso di sconfitta alle elezioni. Il numero della vigilia del voto tutto pronto in Turchia, un paese membro dell'Atlantic Alliance, per le elezioni presidenziali e parlamentari di domenica 14 maggio, la più importante nomina elettorale del 2023 secondo la rivista britannica The Economist. Gli elettori, su una popolazione totale quasi 85 milioni di persone, sono 60,9 milioni, a cui vengono aggiunti i 3,2 milioni cittadini turchi che hanno già votato all'estero, tuttavia con un'affluenza record del 52,6%. Gli ultimi sondaggi mostrano una testa a testa tra Erdogan e Kılıçdaroğlu, con il quest'ultimo in testa, che tuttavia si sta diradando. Un sondaggio riservato di Panorama trassegna al leader kemalista il 47,9% del consenso e in Erdogan il 46,6%, ancora dietro ma con un divario che sarebbe stato ridotto. Sinan Ogan, tuttavia, capo dell'alleanza ATA, sarebbe fermato al 5,6%. Sebbene questo sondaggio abbia un margine di errore del 2,4%, sembra che nessuno dei candidati sia in grado di ottenere il 501 dei voti nel primo round. Un altro sondaggio dell'istituto ORC, condotto il 1011 maggio su 3.920 persone, vede invece Kılıçdaroğlu eletto al primo turno con il 51,7% dei voti, di fronte a Erdogan si è fermato al 44,2%. Unogan distaccata più con il 2,8% e Ince con l'1,3%. In caso di votazione, gli elettori turchi vengono nuovamente chiamati a votare il 28 maggio. Turchie, Erdogan aumenta lo stipendio in pubblico 5 giorni dopo il voto per quanto riguarda le elezioni parlamentari o generali, gli elettori sono chiamati a scegliere tra 32 partiti, in gran parte organizzati in coalizioni, che saranno divise i 600 seggi del Parlamento turco. Gli osservatori di molti anni includono un voto sconvolto, cioè la scelta di due diversi lati tra parlamentari e presidenziali. Un mix di carte che potrebbe creare un'instabilità politica che non è facile da gestire in un contesto sociale teso. Le ultime sondaggi mostrano il di giustizia e sviluppo del partito dell'Erdogan, con il 34,4 dei consensi. Seguendo, Partito Popolare Repubblicano 29,5, Bondi Meral Aksen.